Prima domanda, ci vogliono le mandorle o le nocciole? Perché nel 90% delle ricette ci sono le mandorle. Allora, un po' di storia. I baci di dama sono nati a Tortona inizio 800 ed erano fatti con le nocciole piemontesi, più facilmente reperibili e meno costose delle mandorle. Nel 1810 è nata ad opera di un tal cavalier Stefano Vercesi, mi pare, la prima variante con le mandorle al posto delle nocciole e si chiamavano i baci dorati. Poi sono nate altre varianti come i baci di Alassio ad opera di Balzola, io li ho già fatti sul canale. Oggi noi facciamo la prima ricetta, i baci di Tortona con le nocciole. Questa ricetta è facilissima, direi banale, il risultato è spettacolare. Mescoliamo insieme tutti gli ingredienti per qualche minuto fino a ottenere un composto omogeneo. Potete usare le nocciole tostate o non tostate, io oggi uso quelle non tostate. Potete usare la margarina o il burro, io in genere uso la margarina, che è meno forte, però anche col burro sono molto buoni. Questi baci non verranno tutti uguali, tutti perfetti, come quelli che comprate, con un goccino di crema che non si sente neanche. Saranno un po' imperfetti, con tanta crema, la pasta morbida e friabile allo stesso tempo. Insomma, si sciolgono in bocca, sono fantastici. Allora, la pasta omogenea la facciamo riposare, importantissimo, in frigo 15 minuti. Dopo 15 minuti, con un cucchiaino prendiamo un po' di pasta, formiamo la pallina, adagiamo sulla carta forno e procediamo così per tutta, fino a finire la pasta. A questo punto, importantissimo, in frigo 15 minuti e poi, dipende dal forno, nel mio caso 180 gradi per 12 minuti. Appena sfornate, le lasciamo raffreddare le nostre metà baci e andiamo a dedicarci alla crema. Facilissimo, a fuoco lento sciogliamo cioccolato, consiglio il 50-60% di cacao, con la panna consiglio un 30% di grasso, mescolando continuamente fino ad ottenere un composto bello lucido. Allora, adesso vi farò vedere come deve essere il composto, sarà un composto piuttosto liquido, non è ancora pronto, o meglio, lo dobbiamo fare raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigo. Quanto tempo? Fino ad ottenere la consistenza di una Nutella. Solo allora potremo andare a farcire i nostri baci. Allora, la crema ha la consistenza di una Nutella, quindi farciamo i nostri baci. Mi scuso perché non si vede bene, ma ho posizionato male la telecamera. Ma ho una notizia ancora peggiore. Mi sono dimenticato di filmare la degustazione. Comunque, vi dovrete accontentare della foto, vi dovrete fidare. Questi baci li ho fatti tante volte, ho assaggiato anche questi, sono veramente, veramente spettacolari. È una ricetta che consiglio vivamente di fare. Niente, cari amici, ci vediamo alla prossima volta e tanti baci per tutti.